Oggi vi voglio parlare di un personaggio fondamentale per la romanità, per la cinematografia, ma anche per quello che riguarda le frasi che ancora ci portiamo avanti, perché ha coniato degli slang, delle frasi, delle cose che ancora oggi si usano. Ma la cosa assurda è che le usano a distanza di generazioni. Io ho visto ultimissime generazioni, ragazzi di 12-13 anni, ancora usare i suoi slang. Perciò oggi vi parlo di Mario Brega. A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è? Mario Brega io poi lo dividerei in fase personale, fase di attore e nelle due fasi dell'attore principale. La prima fase la dividerei con Sergio Leone e la seconda con Carlo Verdone. Poi ovviamente Mario Brega ha fatto un'infinità di film con tantissimi registi anche importanti. Però le due fasi più importanti per me sono quelle. Se vi interessa Mario Brega rimanete, altrimenti andatevi a mettere le olive greche tra le chiappe. Tutto che te, senti come dolce. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti. I bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto. Non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Per Mario Brega voglio fare un racconto molto tranquillo, perché rispecchia poi fondamentalmente la vera romanità. Perché Mario Brega era uno degli ultimi rappresentanti della vera romanità. E senti sto libro, queste sono greche, sei grechi! Partiamo dalla base di Mario Brega. Mario Brega è una persona degli anni 20 che negli anni 50 inizia a fare dei film. Piccole comparsate, piccole presenze. Perché? Perché giustamente era un omone, era grosso, incuteva timore, servivano ste figure. Quando serviva un omone grosso, chiamavano a Mario Brega. Non recitava, comunque la recitazione era molto limitata. Dopodiché lo prende sotto la sua ala protettiva, dopo diversi film, anche Sergio Leone, e lo fa partecipare a dei Colossal. Perché Sergio Leone sappiamo che ha girato dei film veramente imponenti a livello mondiale, ha fatto veramente il vero spaghetti western, quello che poi ha ispirato tutti, ha ispirato tantissimi registi, quello che ancora oggi Tarantino guarda con ammirazione, uno dei nostri registi veramente più importanti, ed era un grande amico di Mario Brega. Cioè voi immaginate Mario Brega da semplice comparsa a grande amico di un regista. Ma questo perché? Perché Mario Brega era spontaneo, era reale nel rapporto col regista. Infatti uno dei racconti più divertenti è che Mario Brega andasse in giro, tra l'altro ricorda a tutti che non si chiamava Mario di nome, ma si chiamava Florestano. Ovviamente per tutti noi però è Mario Brega. Lui la prima cosa che faceva, riempiva Sergio Leone di regali, ma non perché gli voleva leccare il culo come si dice a Roma, perché era proprio buono di cuore. Questa è una conferma che abbiamo da tantissime testimonianze, alcune anche molto dirette, e vi racconterò poi qualche chicca che so io relativamente a Mario Brega. Essendo proprio un buono di cuore, lui andava in giro e diceva: oh, io sono il braccio destro di Sergio Leone, che non gli ho fatto un regalino. Andava ai Mercati Generali, perché lui racconta la sua infanzia ai Mercati Generali. Tanto tempo fa, neanche troppo, io ero già adolescente, anzi ero pure maggiorenne, c'erano i Mercati Generali nel centro di Roma, a Ostiense, praticamente qui a due passi, e lì era un guazzabuglio, gente, tutti che scaricavano, 4 di mattina, 5 di mattina. Mario Brega andava ai Mercati Generali e faceva: oh, ma senti un po', guarda che belle melanzane che c'hai, dammene un po' che le regalo a Sergio Leone. E non esisteva un rifiuto, cioè gliele dovevi dare, ma non perché era grosso e cattivo, perché esisteva una generosità a due direzioni. Nel senso, Mario Brega era il tipo che ti dice: oh, dammi le melanzane per Sergio Leone, ma se tu gli dicevi: c'ho mio figlio che se muore di fame, mandamelo domani che glielo presenta a Sergio Leone e lo famo lavorare. Questa idea era la romanità vera della serie. Se io sto in difficoltà, a te una mano me la dai, io quando posso te la do a te, non ci sono problemi. Però anche se so grosso e tencuto timore, perché poi Mario Brega era anche un uomo severo, e vedremo anche il punto della severità, però dal punto
di vista della generosità era fondamentale. La sua generosità era sempre contraccambiata. Era una filosofia di vita. Io aiuto te, tu aiuti me. Ci dobbiamo aiutare. Poi se siamo romani ancora di più, perché lui la sua romanità la portava avanti in maniera enorme. Che sta Dio, chi te capisce? Parla romano, perché io parlo solo romano. Che traditore, era un italiano come me. Perché poi Mario Brega? Perché Mario Brega, ragazzi, era appassionato e pugilato. Infatti nei mostri dovevano prendere uno che faceva la figura del manager da palestra, presero proprio Mario Brega, perché aveva sta passione al pugilato. Per vedere questa è una frana. È più smerto il secco di lui. Ma chi l'ha detto sto fatto? Tene una bella castagna. Sì, lessa la castagna. Aveva la passione allo sport, anche perché il padre, Primo Brega, era un olimpionico, uno che aveva vinto diverse medaglie d'oro nazionali come mezzofondista, più tante altre gare. Lui era attaccatissimo al padre, infatti racconta Verdone, quando voleva far piagne, perché Mario Brega, dietro a questo aspetto burbero, grosso, eccetera, c'aveva il pianto facile se toccavi i tasti giusti. Uno di questi tasti era il padre. Se tu gli toccavi il padre, lui piagneva. Mario, mi racconti tuo padre? Piagneva, subito la lacrima scattava automatica. Questo fa capire il cuore della persona relativamente agli affetti, relativamente comunque a tutto quello che per lui ha rappresentato qualcosa di importante. Rapporto con Sergio Leone, lo riempiva dei regali, gli stava sempre dietro, ma si faceva anche valere, cioè della serie non gli lecco il culo, ti faccio i regali perché sono generoso e perché tu mi hai fatto lavorare e magari hai fatto lavorare i miei amici o qualcuno che se la passava male, perché era anche, questo se la passa male. Oh, tranquillo, una mano ce la damo sempre. Dall'altra parte, lui era severo. Se tu gli facevi un torto, te lo faceva pagare. Ma era giusto, perché era pane e pane e vino al vino. Per esempio, nel momento in cui Sergio Leone scopre Verdone, perché ragazzi, diciamoci la verità, Verdone ha iniziato con Sergio Leone, un grande regista che ha scoperto un giovane regista che faceva ride, cioè un giovane autore che faceva ride in quel caso. Gli ha detto: voglio fare un film con te. Quello stesso giorno in cui Sergio Leone e Carlo Verdone parlano insieme del film, si presenta Mario Brega con la famosa cassetta di frutta, olio, eccetera. Tiè, se questa te la mandano l'amici mia, perché lui giustamente aveva fatto sta famosa colletta o qualcosa per Sergio Leone, perché Sergio Leone ci fa i film belli, ci fa lavorare, e se domani vi serve una mano avete fatto un regalo a Sergio Leone, non uno stronzo qualsiasi. Dall'altra parte, Carlo Verdone, vede stomone grosso, considerate che racconta Carlo Verdone, tempo 10 minuti, Mario Brega aveva già strappato la promessa a Sergio Leone e a Carlo Verdone che nel film che avrebbero fatto insieme lui sarebbe stato il padre di Carlo Verdone. E infatti così fu. E racconta Carlo Verdone che da quel momento è stata sfruttata la particolarità di Mario Brega. Mentre nei film di Sergio Leone Mario Brega faceva dei ruoli, sì, l'omone, il cattivo, ma non c'era la sua vita dietro, non c'era la sua personalità. Dovevi far gangster, facevi il gangster. Dovevi far pistolero, facevi il pistolero. Dovevi far cattivo, facevi il cattivo. Invece Carlo Verdone gli ha fatto tirare fuori la sua personalità vera. Quando Mario Brega lo piava bello de papà, gli faceva male per davvero. Dice: se doveva truccare. Quando lui gli faceva basta con sta violenza, era perché gli stava a far male per davvero. Le uscite erano spontanee, tutte le battute più belle. So buone. Come so, di la verità. So greche. Non stavano sul copione, era roba spontanea di Mario Brega, era la sua personalità, era il suo modo di essere romano, erano i tempi sbagliati che il romano volontariamente fa, perché Mario Brega veniva dalla Roma, quella che aveva patito la fame, quella del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, quella dove mangiavi pane e patate se t'annava bene, perciò aveva sviluppato quel gergo, quel modo di essere, quell'attenzione anche alla socialità, a tutto quello che veramente poi conta nella romanità. Lui abitava, raccontano gli amici, tra l'altro lui era grandissimo amico anche del maestro Venditti, che abbiamo intervistato poi in un video recente. Franco Venditti, nato a Roma, ho 60 anni, detto Raspone. Spogliatoio è importante. Ci sono stati dei pugili che non volevano nessuno nello spogliatoio, sdraiati sul lettino. E quasi entrava qualcuno, specialmente americani. Invece c'è stato tanti che fanno prima del match, fanno 20 minuti, 30 minuti di corda, portano i colpi, cioè è soggettivo,
praticamente da pugile a pugile. Quello che fa prima e quello che invece mette le cuffie, non sentire nessuno, qua, là, quando sale. Tiberio Mitri era uno di questi che faceva molto, molto movimento prima di salire sul ring. Io penso che sia la cosa migliore. Dove viene raccontato dal maestro Venditti e da altri due amici che lui era partito anche con i negozianti, lui voleva avere credito perché faceva il famoso buffo, no? Che abita di fronte a casa sua e si chiama Bottiglia dei Lagranni. Si presenta, dice: sono Mario Brega, sono amico di Sergio Leone, sono braccio destro di Sergio Leone. Mi fa, mi devi far fare bella figura, mi devi dare 2 chili di filetto, a rosa, a pezza. Dice, vabbè. E dice, ma lo metti a conto? Dopo una settimana si ripresenta, dice, allora sempre per Sergio Leone, le fai il filetto, a pezza, a rosa. Dice, ma sì, ma c'hai già 400.000 lire. Non ti preoccupare. Dice, a fin del mese pago tutto, sardo tutto, non si è visto più. Ma il buffo non era inteso te voglio fregà, il buffo era prestigio. Lui si presentava a macelleria e diceva: oh, fammi 3 chili di filetto, 2 chili di sottofiletto, 5 chili di questo, poi te pago, perché sta roba è per Sergio Leone. E poi era pure vero che era per Sergio Leone, tra l'altro. Gli voleva portare la carne migliore, ma la voleva prendere a buffo, perché buffo era prestigio, nel senso, non ti pago perché ho prestigio e perché domani potrò aiutarti. Poi, scherzosamente dicevano, cambiava quartiere e andava in altro quartiere. Però la verità è che se tu andavi da lui e gli chiedevi un piacere, lui te lo faceva, a costo di andare davanti al regista e dire: questo mo devi far lavorare. Una volta, mi ricordo, non mi scorderò mai questo, a cena da Sergio Leone, e Sergio stava preparando il film, c'era una volta l'America, e noi eravamo io, Alfredo Ciarpelloni, un altro amico, Roberto Spinoso, tutto quanto. Lui se guardò Sergio, proprio poi gli disse: ah sì, questi li devi aiutare, questi sono 3 disgraziati, se muoiono di fame. Ed è un modo di essere altruisti alla romana. Quella è la cosa che io ci tengo tantissimo a dire. Alla romana si può essere altruisti, si può essere sicuramente un po' burberi, spaventava la gente, però sotto sotto tutti quanti dicono era un buono. C'è un rovescio della medaglia, era molto severo. La sua severità si traduceva anche in una volontà di te metto pure le mani addosso. Si racconta che una serata a poker con Volonté, grandissimo attore italiano, Gianmaria Volonté, giocarono una cosa e un'altra. Poi Gianmaria Volonté, che faceva tutto l'intellettuale qua e là, non lo volle pagare. Una partita a poker, non me vuoi pagare. Gli ha menato, ma se non si è fatto scrupolo, poteva essere pure regista, poteva essere... gli avrebbe menato. Lui su queste cose non transigeva. Gordon Scott, il famoso racconto, ragazzi, ne trovate veramente copie e copie di lui, che racconta quando Gordon Scott sul set gli dava i cazzotti in una scazzottata, gli dava i cazzotti per davvero. Saremo io e Gordon Scott i protagonisti. Tutti i giorni c'era una scazzottata, durava 15 giorni. E tutte le sere andavo a fare la doccia e mi trovavo i riti per i bracci. Io sai, ho detto, ma questo mi menasse per davvero, tu sai, devo raccontare. Ma non è una storiella, regà, è vera. Gli ha menato a Gordon Scott sul set. Come se mettiamo davanti, mi tira 4 cazzotti, glieli paro tutti e 4. L'ho finto col destro, un passo, gli parto un calcio, si sta a bocca, mi casca per terra come Gesù Cristo. Ah, boia, anfame, arsati. Arsa d'anfame! Agarnuto, arsate! Perché non c'è stava! Lui era severo, era giusto e non gliene fregava niente. Carlo Verdone un giorno gli ha detto una parola sbagliata. Stava a girar film. A un certo punto questo non gli ha parlato per 6 ore. Ma voi sapete che vuol dire sul set del film? Per 6 ore non potevo girare, che gli faceva, io a lei non la conosco. Cioè lui è dovuto andare là, portargli in dorcetta, abbracciarlo. Dai Mario, su, cerca quel rapporto confidenziale. Alla fine Mario Brega, per 6 ore che è stato così, si è messo a piagne. Ma si è messo a piagne perché era buono di cuore, ma era duro fuori. Perché lui aveva imparato dal padre che la vita era una figlia della mignotta. Perciò se non ti fai vedere duro, ti si mangiano. Perché lui probabilmente era un bonaccione, ci aveva rimesso nell'essere bonaccione, aveva creato questa scorza dura che era aiutata da questa mole imponente. Perché ragazzi, lo vedete dal vivo,
Era imponente come mole. E la sua passione del pugilato l'ha sempre aiutato. Mario Brega menava, ne ha menati tanti, regà, ma l'ha menati per giusti motivi. Erano i tempi in cui se te piavi il pizzone, te stavi zitto. Se te dava un cazzottone in bocca, era perché avevi sbagliato. E lì finiva. Era il tempo del ci risolviamo le cose nella maniera giusta. Poi, tanti diranno, citalo però la violenza. Regà, erano altri tempi, erano altri modi, era altra generosità. Oggi sta roba non esiste più, non esiste da aiuto. Me faccio in tre per aiutarti, me butto in mezzo per aiutarti, perché tu stai scannato, stai senza una lira. Quando presentava gente, questi sono tre morti di fame, falli lavorare. Regà, era veramente dal cuore sta cosa. Tra l'altro, una chicca è che Mario Brega, insieme alla sorella avevano una palestra, anzi hanno ancora, c'è ancora questa palestra, ed era una palestra bella, impostata, sempre linda, precisa, perché ci tenevano loro allo sport. E quando c'erano le serate, le cene di questa palestra, lui c'era sempre, non mancava mai, e dispensava battute a tutti, divertiva, faceva, questo me lo raccontavano le persone ovviamente che avevano partecipato a queste serate. Dice, ma lo sai che io vado alla palestra da sora Marisa, la sorella di Mario Brega, ma ci ammazza. E pensa che le serate, quando facciamo le cene della palestra, lui ci sta sempre, viene là, te pia, te dà un pizzone. Lui intercalava spesso, te dava un pizzone. Se vedeva che era in pischello, che faceva una cazzata, lui la prima cosa ti dava sto pizzone correttivo. Stai a fare una stronzata, hai detto una stronzata? Pim, pizzone. Ti venivi scosso a sto pizzone. Oh, namoci caudi, che questo giustamente già mi ha svegliato. Perciò dal punto di vista di attore, io direi, nella fase di Sergio Leone e comunque tutti gli altri registi, ha vinto la sua mole, il suo aspetto, quel modo di essere. Ma nella fase di Verdone, Carlo Verdone ha avuto la sensibilità e l'intelligenza di sfruttarlo appieno. E gli ha fatto creare questi meme, queste frasi importanti, regà. Io ho sentito Pischelli dei 15, 12, 10 anni ancora parlarmi delle olive, ti assaggia queste olive, sono greche, roba de una vita fa, capite? Film de Verdone. Il modo di parlare di Mario Brega era quello romano vero. Lui non ti diceva guadagnare, diceva guadambiare. Uno diceva, vabbè, ma perché dici? Perché è più veloce, è più sciolto. I romani quando parlavano dovevano essere più sciolti, più veloci, se riuscivano a tagliare mezza parola o se dovevano rafforzare qualcosa, tanti mi rompono i coglioni a me, Acigalo hai detto borsa, cazzeta, perché il romano a borsa dice borsa, e hai detto caramelle oltre M, e allora regà, è quello il romano. Se non vi interessa il romano, non vi vedete i video in romano, andate a vedere i video scuri geometri, no? Andate a vedere quello che parla forbito e poi si scureggia dentro la tasca. Dopo i film con Verdone, che secondo me furono veramente la consacrazione di Mario Brega come protagonista, perché lì dentro lui era il protagonista, c'aveva quella figura veramente che non poteva mancare, dava quella sferzata al film, diversa, l'aveva cambiato. Riuscì a partecipare anche a dei cinepanettoni, perciò roba con Vanzina, queste cose qui, Vacanze di Natale, mi ricordo faceva il padre di Claudio Amendola, era fantastico. Riuscì veramente ad arrivare ad un livello tale, e dentro sti cinepanettoni, che di solito sono film de merda, perché battute inutili, cose inutili, dava quel tocco di classe, regà. Cioè io mi ricordo la scena quando stava col Cummenda, gli fa, te fa, oh, a coso, gli fa, c'aveva sta barca, lui c'era sto yacht, Mario Brega, quello gli fa, uè, si è incagliata l'ancora, mandami il filippino qui a darmi una mano, quello fa, oh, non rompe, e poi, quo yogurt, fatelo nuovo, che è vecchio, cioè lui, lo yacht lo chiama yogurt, inventata lì sul momento, non gliel'hanno scritta, cioè io, uno che va a pensare, dove vai con quel yogurt, cioè è geniale, è, ripeto, è quella romanità verace della battuta buttata lì al momento, di quella frase cambiata lì al momento che te cambia tutto. Mi ricordo in Vacanze di Natale, anche un momento mezzo drammatico lo trasforma in un momento divertente, racchiudeva un po' di tristezza della serie, a chi i regali di Natale, ho speso un sacco di... comunque riusciva a caratterizzare anche quello. L'ultimo film che girò fu proprio Crack di Giulio Base, che era proprio un film improntato, tra virgolette, sul pugilato. Ragione, mister. C'ha ragione del cazzo. Sei troppo nervoso, va bello, vattene a casa, metti a letto e riposati. E lascia aperti i libri, roba da frocio. E uno rimane così e dice, ma
che c'entra, i libri sono... E quella romanità sparata lì, buttata lì, su quel momento uno rimane così, non gli puoi di niente, cioè, non dici, vabbè, ma questo è razzista, eccetera, che poi lui fa la famosa scena, io non so comunista così, ma so comunista così. Ah, so come? Io mica so comunista così, sa! So comunista così! Anche lì racconta Verdone che lo forzarono nel farlo, perché lui era tutt'altro che comunista. Perciò Mario Brega, grandissimo personaggio della romanità, rappresentante della romanità, peccato che è morto nel 94 per infarto, devo dire, è un gran dispiacere perché secondo me avrebbe potuto darci ancora qualche chicca, qualche intervista sicuramente in più, però è importante ricordarlo, è importante ricordare tutto quello che lui ha creato, quel piccolo universo, l'universo Brega, e ricordare che era un appassionato del pugilato, uno che menava, uno che se rompeva il cazzo era severo ma giusto, come si dice sempre, non è che menava il poveraccio, non è che menava quello che poverino era stato bullizzato, menava gli stronzi, era fondamentale, sei uno stronzo, boh, io te lo do un cazzotto, perché sei uno stronzo. Oggi tutti dicono, ma no, c'è la polizia, ci sono gli avvocati, è giusto, è tutto giusto, c'è la legge, però ai tempi, in un minuto si risolveva una cosa che adesso si risolve in anni, se va bene, con Cassotto de Mario Brega. Detto questo, se avete altri personaggi che vi interessano e volete, di cui volete sapere un pochettino il mio pensiero, perché io non vi racconto la storia, vi racconto il mio pensiero e il mio punto di vista. Se vi interessa, come dico sempre, bene. Se non vi interessa, andate a scureggiare sul divano. Vi saluto a tutti, ciao! Io mi ci dico a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo del più grosso, mi ha dato un cassotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati a cornuto, alzati, gli ho detto!